Alberto Bauman, di respiro internazionale, che era agganciato a tutta una serie di intellettuali, musicisti e artisti di livello e di fama internazionale. E tutto questo ovviamente va inquadrato in un percorso che l'amministrazione comunale e anche la comunità sta portando avanti. Proprio sabato scorso, insieme al professore Gian Siracusa, che è stato nominato direttore scientifico della nascente Galleria Civica d'Arte Contemporanea, del Museo d'Arte Contemporanea, i cui lavori sono iniziati da qualche mese nei locali dell'ex convento del Carmine, proprio lì in quell'immobile, in quel convento che era appartenuto appunto ai carmelitani, sorgerà il Museo Civico d'Arte Contemporanea Troinese, che ospiterà diverse opere dell'età contemporanea di importanti autori nazionali e internazionali. Ovviamente non potrà mancare il nostro conterraneo che è Gaetano Miani, ma la galleria, il museo, ospiterà altri importanti artisti. E proprio per questo il nostro direttore scientifico, nonché cittadino onorario di Troia, ha chiamato a raccolta più di 20 artisti di fama nazionale e internazionale, pittori e scultori di grandissimo livello, che hanno deciso di donare delle opere d'arte importanti alla città di Troina nel nascente museo. E noi abbiamo alternato l'arte moderna con l'arte contemporanea. Se ricordate, lo scorso gennaio, in occasione della giornata della memoria, abbiamo nei locali della cittadella dell'Oasi inaugurato una mostra di Eva Fischer. Eva Fischer fu la moglie di Alberto Bauman. E oggi abbiamo ancora una volta qui, e siamo onorati di averlo nostro ospite, Alan Bauman, che è appunto il figlio di Alberto, l'artista che ospitiamo sotto. Vedete, le cose nascono, potrei dire per caso, ma più che dire questo, oserei dire nascono per la rete di relazione che si viene a creare a volte anche casualmente, che genera, perché è animata da genuinità, da passione, da voglia di fare, e tutto questo poi alla fine porta a riallacciare relazioni che non erano messe in conto e che alla fine, ecco, una sorta di anelli che si allineano in un'unica costellazione che portano poi ai risultati che vedremo quest'oggi. Giovanni Gaudio, amico di Alan e soprattutto di Maria Grazia, dai tempi quando Giovanni frequentava la capitale Roma, propone di avviare un percorso di valorizzazione dell'arte contemporanea attraverso questa relazione. Ci conosciamo, intratteniamo rapporti, io vado anche a casa di Alan e di Maria Grazia per discutere, per parlare con loro, e lì nasce anche questa proposta. E la proposta viene portata avanti con l'impegno, la passione di Giovanni Gaudio, che, ecco, mette tempo e fatica per portarla avanti sotto il profilo organizzativo, e poi ovviamente trova la cornice finale con un apporto scientifico importante del professore Paolo Gian Siracusa, che ovviamente contestualizza tutto ciò e dà
dà un apporto critico alla produzione, come adesso ascolterete. E quindi vedete, le cose nascono dalle comuni passioni di diverse persone che casualmente si incontrano e portano avanti dei progetti che hanno poi ovviamente un riscontro della critica, ma anche un riscontro del pubblico. E questo nasce proprio con questi caratteri di gratuità, di passione, di voglia di fare, di impegno. E proprio per questo, fra un po', ecco, Alan farà una comunicazione anche rispetto al percorso che stiamo facendo del Museo d'Arte Contemporanea. Quindi vedete, all'interno di questo percorso si snodano diversi appuntamenti culturali che stanno rendendo Troina un, io lo definisco, il borgo della cultura. La stampa lo denomina la nostra città la capitale della cultura della Sicilia intera, però ecco, tutto questo richiama l'interesse della critica, richiama l'interesse degli appassionati d'arte, richiama l'interesse del pubblico e quindi ovviamente ci permette di far conoscere la nostra realtà, i nostri monumenti, le nostre chiese, i nostri beni culturali ad un pubblico molto più vasto. Io chiudo qui, sento il dovere di ringraziare tutti voi, Alan, Giovanni, Paolo e tutti gli altri che hanno contribuito all'ottima riuscita di quest'altro evento culturale che, ecco, ci accompagnerà fino ad una data simbolica che è il 27 gennaio del 2018, la giornata della memoria. E abbiamo deciso di inaugurare la mostra oggi, 10 settembre, perché oggi è la giornata europea della cultura ebraica e quindi una giornata che si riallaccia con la mostra, ma soprattutto con l'artista, perché l'artista di origini, l'artista di nazionalità ungherese di origini ebraiche. E quindi il sottotitolo della mostra, Cultura e Memoria, sta a sottolineare, ecco, che il, come dicevano i filologi, che il testo si riallaccia al contesto, anche qui la produzione si riallaccia al vissuto, alla biografia dell'artista. E quindi tutto questo, ecco, va inquadrato in questo modo. Ancora grazie a tutti. Cedo adesso la parola a Giovanni Gaudio che un po' spiegherà, ecco, l'iniziativa e il lavoro che è stato fatto per portarla avanti. Italiane, hanno questa figura, diciamo, di
amministrativi ben all'interno dell'Unione delle Comunità Italiche, tra cui c'è un'organizzazione, un impegno per ciò che riguarda la cultura. Allora, discutendo, mi ha presentato questo professore, quant'altro, discutendo, dice, ma dice, sai, avevamo pensato pure, però siamo in netto ritardo. Netto ritardo, dice, beh, oggi dice, tanto il materiale che va a stampa è pochissimo, tutto si muove in maniera digitale online, modificare delle cose digitale online ci vuole niente. Per cui dice, provateci. Sono arrivato a Troina, sono andato a trovare Fabio, dice, ma se te la senti di affrontare questa avventura, l'importante è che mi importuni meno possibile, questo non l'ha detto, però non l'ha fatto capire, dice, puoi andare avanti. Ci sono messo a capofitto e oggi siamo qua. Questo è, diciamo, il risultato di una passeggiata fatta a Viale della Stevere, fondamentalmente. E, certo, parlando di contemporaneità, io qua voglio riprendere un concetto del professore Gian Siracusa. Giustamente la storia è importante, perché senza la storia noi non avremmo radici, forse nemmeno sapremmo poi dove andare se non sappiamo da dove veniamo, cioè un problema scalogico. La contemporaneità è quella che noi stiamo vivendo, quindi conoscere il mondo che ci circonda oggi, in questo momento, penso che sia una cosa fondamentale. L'arte fa parte di questa contemporaneità che stiamo vivendo, e l'arte in questo momento che stiamo vivendo ha trovato delle vie che fino alla fine dell'Ottocento fondamentalmente erano delle vie nascoste o molto sperimentali, già all'inizio, cioè del Novecento, a cavallo dell'Ottocento e del Novecento, si incomincia a sperimentare qualcosa di nuovo legato anche, diciamo, alla musica, con i chiaroscuri, le tinte chiare, le tinte scure rispetto ai suoni e quant'altro. Sono delle sperimentazioni che ricorrevano e che davano vita a dei segni non meglio identificati. Giustamente, diciamo che la fotografia, di fatto, con la sua nascita, ha preso il posto dell'arte figurativa in buona parte, per cui le nuove vie dell'arte sono delle vie molto sperimentali, e devo dire che per certi versi questo discorso è stato un bene, perché ha fatto sì che determinate cose volessero e andassero avanti rispetto, diciamo, a dei canoni ormai fissi e stabiliti. Per cui poi ci sarà il professore a spiegare meglio di me, perché le domande che ho ricevuto andando in giro per Troina, ah, noi non la capiamo l'arte contemporanea. Io l'unica cosa che dico è, probabilmente non l'avete razionalizzato come concetto, però forse, dico, la capirete meglio ancora di qual è l'arte figurativa, perché mancando, diciamo, la deferenza, il referente nell'arte contemporanea, l'unica cosa è l'emozione che vi passa. Se vi emozionate, e allora è una bella cosa, e questo è lo scopo che gli artisti fondamentalmente vogliono raggiungere. Per cui non si tratta, sì, poi magari ci saranno altri significati, si può fare un'analisi delle opere da un punto di vista strutturale, le masse, i colori e quant'altro, tutto quello che si vuole, voglio dire, sono tutte cose valide comunque, però fondamentalmente lasciate il foglio dall'emozione. Questo è quello che posso dire io. Grazie. Abbiamo un po' spiegato la genesi dell'iniziativa, adesso entriamo nel vivo dell'artista, e chi meglio del figlio può darci conto di come è nata questa esperienza di Alberto Bauman, artista, perché Alberto Bauman fu anche uno scrittore, un giornalista, un personaggio eclettico, rivoluzionario per molti aspetti, troviamo scritto nella sua biografia. Però ecco, quello che compare nelle biografie ufficiali è solo una parte del vissuto dell'uomo e dell'artista, invece chi è stato con lui fin dalla nascita, appunto, da quando è nato il figlio,
può darci una testimonianza ancora più densa di contenuti, ma soprattutto di emozioni. La parola ad Alberto, a Alan. Buonasera a tutti e grazie di essere qui. Me sono, le mie grazie sono tante, sono tantissime. Da rivolgermi al sindaco, ovviamente, che mi ha invitato le opere di mio padre, al professor Gian Siracusa, che ha scritto delle cose dire molto belle e dire poco, al mio amico Giovanni Gaudio, al dottor Gaudio, che ha fatto il mago, ha fatto il mago, ha messo su una, ha creato una mostra con tanto di catalogo e quant'altro al top proprio. Oggi entrando nella sala sopra mi sono emozionato particolarmente, quindi emozionato per lo scritto del professore, emozionato per l'invito per voi tutti, emozionato per quanto una persona si sia comportata quotidianamente, e lo farà sempre, da amico, ma da amico vero, di quello che mio padre diceva: guarda, gli amici quando sarai grande si contano sulle dita di una mano, e aveva ragione, e te, scegliete il dito che preferisci, non lasciamo stare. E devo dire, mi sono emozionato anche perché sono entrato nella visitare la mostra sopra, lo splendido allestimento che Giovanni ha fatto, cercando di guardarla anche con gli occhi di mio padre, cioè che cosa avrebbe potuto sentire mio padre fosse stato qui al posto mio. E sono certo che si sarebbe coperto quasi timidamente di quell'allegria molto malinconica, pensando, queste opere sono mie, le ho fatte io, in fondo sono dei miei pensieri che sono riuscito a mettere in colori, cioè a trasfigurarli in quello che forse mi riesce meglio, che appunto sono dare vita ai colori, cercare di assemblare delle forme, proprio per il problema. Tu Giovanni parlavi di arte contemporanea, quindi l'astrattismo, io ovviamente non lo posso vedere come puramente astrattista mio padre, scorgo fra i suoi colori e le sue figure, appunto molte figure, molto del figurativo, molto della sua vita passata, molto dei suoi pensieri. Certo è che lui si è quasi divertito in un lungo discorso che era quello di far sì che l'arte potesse veramente essere i sentimenti di tutte le persone, non solo di chi crea l'arte, ma di chi la va a visitare. E quindi molti suoi quadri, ne parlavo prima con il professore, che magari hanno una firma in basso a destra, dietro hanno l'autentica messa in un altro senso, come se il quadro avesse cambiato posizione nel corso del tempo, cioè da quando mio padre finiva di crearlo a quando metteva quindi prendeva e diceva: bene, metto un'autentica, però il quadro può girare. E certo, adesso non è che vi invito a guardare il quadro magari girandovi verso destra, verso sinistra, ma sarebbe un'opportunità, una possibilità. Mio padre molto è scritto qua dentro, quindi ovviamente non vado ad assillarvi. Una cosa posso dirvi, che mi sono permesso di inviare qui, oltre alle opere pittoriche, anche una scultura non astratta di mio padre, che vedrete sopra, che è una scultura che vorrei come archivio Bauman & Fischer, che vorrei regalare per il nuovo museo d'arte contemporanea qui di Truina, regalarlo a tutti voi, regalarlo soprattutto ai bambini, seguendo anche un discorso che mio padre faceva, rivolgeva agli amici, ne abbiamo parlato a lungo, insomma, con lui, oltre che padre e figlio, eravamo anche, posso dire, amici. Con papà abbiamo parlato di tante cose. La scultura che vedrete è in fondo è una cornice su un piedistallo praticamente.
cornice, e una cornice vuota fatta in ferro. Il discorso che mio padre faceva era voler riportare l'arte e la cultura al posto della televisione, dicendo che molta televisione aveva rubato oggigiorno del tempo a quello che è il sentire di ognuno, quello che è l'emozionarsi. Purtroppo ha anche ragione, io sono il primo che magari per riposarmi devo arrivare all'ora tot, accendere su un canale perché c'è stata la mia serie americana, mi metto là i piedi sul tavolo. Solo che spesso non si tratta di un'oretta o due, ci stanno molte persone, devo dire quasi a carattere patologico, che di televisione si nutrono troppo. E riportare l'attenzione delle persone verso le opere d'arte, per quello di tornare a casa, sedersi e guardare un'opera, un quadro, una scultura, qualsiasi cosa, e scoprirne sempre qualcosa di nuovo e emozionarsi, è una cosa che fa del bene a me. E questa scultura l'ho scelta proprio per il fatto che, essendo una cornice, unendo quello che è la contemporaneità, cioè i cellulari, facciamoci un selfie, eccetera, se questa scultura potesse essere messa, credo, nel cortile di quello che sarà il nuovo museo d'arte contemporanea, su un appropriato rialzo, no? Potrebbe dare adito magari ai bambini e non solo, anche agli adulti, di creare una sorta di gioco con l'arte. Cioè, approfittiamo di questa cornice per fare la nostra televisione. Uno si mette dietro e dice: ecco, io sto in TV, mi faccio selfie, facciamo le riprese. Insomma, è un gioco. E comunque è un'opera d'arte. E quindi per questo ho detto: spero che al sindaco piaccia, e la lascio qui e non tornerò indietro. Sono felice perché è un pezzo di me che rimane qua. Ecco, e questo per me è importante. A gennaio, quando sono venuto per le opere di mia madre Eva, ho detto grazie soprattutto perché qui ho trovato coccole e cannoni, me ne sono uscito così. Ora io non dico che i cannoni mi siano entrati nelle vene, ma le coccole sì. E mi sento un pochino, per quanto me lo concediate voi, mi sento un po' cittadino di Troina e ne sono orgoglioso. Grazie Alan per il tuo intervento, ma anche, come hai avuto modo di dire, il Museo d'Arte Contemporanea di Troina avrà al proprio interno un'opera di Alberto Bauman, e questa è una bella notizia, e la comunità troinese e l'amministrazione comunale, che ne sono particolarmente grati, sicuramente, ecco, darà ancora più. Cari amici, potremmo dire che con questa presentazione iniziamo questa sera l'attività del nostro Museo d'Arte Contemporanea. Si può considerare un inizio, perché abbiamo chiuso l'altro giorno una mostra legata al moderno, e in particolare alla pittura della Controriforma. Oggi invece ci ritroviamo con la gran parte di voi per parlare proprio di contemporaneità. Giovanni diceva: incontro le persone e mi dicono: sai, io non lo capisco, se non lo capisco. Ma non c'è niente da capire, non c'è proprio nulla da spiegare, non c'è niente da raccontare, non c'è niente da capire. L'arte è tutta astratta. Anche quando voi vedete la figurazione risolta in maniera fiamminga, cioè a dire nel dettaglio, anche quando è risolta nel dettaglio, l'arte è astratta. Vedete, il mondo che dipinge Raffaello o quello che scolpisce Michelangelo è un mondo altro rispetto a quello della realtà.
loro non vedevano quelle figure, non vedevano quelle persone, ma vedevano e dipingevano ciò che possedevano, ciò che era dentro di loro, ciò che la società del loro tempo li portava a pensare e a immaginare. Se Raffaello avesse dovuto dipingere il suo tempo, quei dipinti avrebbero ancora il fetore di una età infelice, il lamento, il pianto di una età ingiusta. E invece Raffaello dipinge un sogno, dipinge un'utopia, se volete. Dunque l'arte è sempre astratta, perché il pittore usa un artificio che è tipico della creazione artistica e che lo porta a immaginare qualcosa di nuovo rispetto a ciò che già esiste, rispetto a ciò che già è stato visto. Se l'arte è vera, deve essere sempre originale. Se non è vera, non è originale, significa che copia altre cose, copia altre forme d'arte che si sono viste, copia figure, immagini che esistono nella realtà. Se copia ciò che esiste nella realtà, non è più arte, ma è un'altra cosa. È racconto di presenze vere, se volete è un'espressione artistica legata più al mondo della fotografia che non a quello della pittura o della scultura o dell'architettura. L'arte è altro rispetto alla realtà, per cui non deve raccontare la realtà, non deve raccontare ciò che noi vediamo nella realtà quotidiana, deve dire altro. Cos'è quest'altro? Se ne accennava qui poc'anzi. Quest'altro, vedete, nel Novecento è caratterizzato da varie tendenze. E qui vedete, sono portato a spiegarvi come stiamo organizzando con il sindaco il Museo d'Arte Contemporanea. Lo stiamo organizzando per tendenze. Voi, ad esempio, avete mai sentito parlare di poverismo? Il poverismo è una tendenza dell'arte del Novecento. Il minimalismo è un'altra tendenza. La transavanguardia. Non mi dico, diventerebbe, diciamo così, tedioso citare tutte le tendenze dell'arte contemporanea, ma da quello che si è potuto capire da queste poche battute, voi vi rendete conto che ci sono vari linguaggi espressivi. Ora, questi linguaggi, all'interno di un museo che voglia definirsi tale, devono essere tutti percorsi. Questi linguaggi devono essere tutti rappresentati. Quindi un museo non si fa con quello che si ha a portata di mano, ma si fa per raccontare il proprio tempo. E la nostra età, il Novecento, è quest'ultimo pezzetto di terzo millennio che noi abbiamo fin qui vissuto, raccontano tendenze che devono essere rappresentate. Quindi vi ho spiegato il segreto di questo nostro museo. Il museo avrà quindi valenza didattica, deve avere una valenza didattica. Si parlava poc'anzi dei bambini, i musei devono istruire, non devono essere luoghi noiosi in cui si dorme, in cui si sbadiglia, in cui ci si stanca. Devono essere luoghi di attrazione. Però giustamente, per essere luoghi di attrazione bisogna spiegare cos'è questa attrazione, bisogna introdurre all'attrazione. E quindi ogni dipinto, ogni scultura deve essere presentata per ciò che essa è. E cos'è? Entriamo nel sogno di Bauman. Alberto Bauman, vedete, non dipinge ciò che vede, ma dipinge ciò che sente, il che è diverso. Non ciò che vedono gli occhi, ma ciò che sente il suo essere. E il suo essere come sente? Attraverso quali elementi sente? Sente attraverso l'olfatto, quindi gli odori
Alan credo che possa confermare questo. Poc'anzi dicevo a Giovanni, è un pittore passionale e anche instabile. Cioè a dire, se ha un progetto la mattina, probabilmente, sempre nell'arco della mattinata, questo progetto può mutare in base a un odore, o ad un incontro, o ad una musica, o ad una immagine vista che non c'entra niente col suo racconto pittorico. Vedete, i nostri sensi sono le antenne del nostro essere. Noi non guardiamo e basta, noi ascoltiamo, noi sentiamo gli altri, e non solo attraverso le parole, ma attraverso la musicalità della loro voce. Io oggi potrei dirvi le stesse cose che sto dicendo adesso, ma con una voce tediosa, perché i vostri sensi hanno necessità di accordarsi a un sistema espressivo che sia non solo comprensibile, ma anche accettabile. Quante volte avete ascoltato delle persone che dicono delle cose bellissime, ma voi dite, ma è noioso, ma è così barboso? Significa che i vostri sensi, il vostro udito in questo caso, non si è collegato a quel sistema espressivo, perché qualcosa impediva che ciò accadesse. E allora vedete, l'artista del Novecento ragiona così. Bauman è un autore del magico primario. Io non l'ho conosciuto, ma immagino, e i miei amici possono confermarlo, in particolare Alan, che si entusiasmava per una pietra, per un pezzo di ferro abbandonato, per una corda buttata, per un sacco della spazzatura. Voi direte, ma che c'entra tutto questo? Tutto ciò stimola. Vi ricordate quella battuta bellissima, ne abbiamo già parlato in altre occasioni? La pietra scartata dai costruttori diventerà testata d'angolo. Non mi voglio sostituire ai sacerdoti, ma cos'è? È qualcosa che ha finito la sua esistenza espressiva, ha finito la sua corsa, non ha più energia, è stato buttato da canto, non rientra più in una logica creativa, e allora viene preso, da che era abbandonato, viene preso e viene messo non in una parte qualsiasi del muro, ma nell'angolo, diventerà testata d'angolo. E questo è quello che fa l'artista. L'artista, vedete, manipola argilla, pietra, ferro, bronzo e così via, ma non considera la materia solo da un punto di vista plastico, considera la materia come qualcosa del creato che deve essere recuperato per essere riportato in un nuovo ciclo vitale. Cioè la materia, da che era abbandonata, da che non respirava più, viene recuperata dall'artista, ad essa viene data una nuova energia e diventa ancora una volta forma del creato. È il destino di tutte le cose. Noi, vedete, siamo polvere e ritorneremo polvere. Quando ritorneremo polvere, saremo pietra, diventeremo pietra, diventeremo marmo, diventeremo fango, saremo altre forme, saremo altre creature, e probabilmente qualcuno prenderà l'impasto di cui è fatta la nostra materia e ne farà una scultura, oppure dal nostro impasto emergeranno altre creature, vegetali, animali e così via. È il ciclo della vita, è il ciclo della creatività. E questo fa l'artista, dalla materia che non respira più, che non parla più, che non c'è più, che è stata stressata e abbandonata, recupera ancora una volta una creatura viva. Si parlava poc'anzi di questa cornice che nasce da pezzi di ferro abbandonati. Erano pezzi di ferro abbandonati, è diventata una cornice con un suo piedistallo ed è diventato un oggetto che oggi può rientrare, se messo a confronto con il pubblico, può diventare elemento di carattere creativo. Perché dico se messo a confronto con il pubblico? Perché questa è un'altra cosa che va spiegata. Quante opere d'arte restano all'interno dell'atelier dell'artista? Tantissime. Sono tutte le creature che l'artista ha concepito nel tempo e che ha
conservato nei cassetti del suo studio. Fino a quando l'opera non incontra il fruitore, non può considerarsi opera d'arte. Non sto dicendo una cosa assurda, perché l'oggetto artistico diventa opera d'arte quando incontra il fruitore, cioè dire quando si incontra con noi. Ecco perché è importante la mostra. La mostra, il mostrare, caratterizza tutte quelle forme che assurgono alla dimensione di opera d'arte. Quindi vedete, se l'opera non si confronta con noi, non può essere considerata opera d'arte. Con noi vive, con noi diventa presenza vera, con noi respira, con noi parla, con noi assume quelle sembianze vitali che l'autore ha voluto conferire. Vive con noi. Cioè a chi? Vi spiego meglio. Lo sposalizio dell'opera avviene solo quando l'opera si lega a lui, fino a quando nello studio dell'artista è zitella, resta in casa, non la vede nessuno, non la conosce nessuno, nessuno la apprezza, nessuno la consuma, perché l'opera d'arte ha bisogno di essere consumata. E devo dire che Bauman è un artista che consumava lui altre opere d'arte di altro genere, di genere letterario, ad esempio. Era poeta, scrittore, si è occupato di televisione, cioè a dire, lui si nutriva di tutta una serie di altre forme per creare poi le forme sue. Quindi è stato a sua volta fruitore di altri elementi creativi. Ora vedete, questo suo percorso andrebbe tutto, diciamo, analizzato scientificamente e raccontato nelle parti espressive che in tutto il gruppo delle opere che gli amici Bauman posseggono sono contenute. Quali sono queste tendenze contenute? Io ad esempio ho notato un atteggiamento di nouveau realisme. Che cos'è? Puoi dire, spiegacelo subito, non ti permettere di fare queste cose. Ve lo dico subito. Allora, il realismo all'antica qual è? È quello di Caravaggio, che rappresenta le figure così come le sente all'interno del dipinto, non come le vede, come le sente, le rappresenta nel dipinto, no? Il realismo figurativo è quello dell'amico di Narda, che è qui con noi, lo ringrazio, il quale vede le figure, le immagina e le racconta nei suoi dipinti. Ma c'è un altro realismo, che è questo, ed è il realismo dell'oggetto stesso. Cioè, io vedo dei sacchi, vedo della spazzatura, potrei dipingerli all'interno del quadro, nello spazio iconico, vale a dire, ho un'immagine di sacco, di spazzatura, di ferri buttati, li guardo e li dipingo nel mio quadro. Appena io li dipingo diventano un'altra cosa, è pur sempre la realtà da cui sono partito, ma non è il realismo dell'oggetto visto. Allora, se io voglio fare un nuovo realismo con una nuova visione, faccio così: prendo il sacco, prendo il ferro, prendo il pezzo di carta, prendo il pezzo di cuoio e prendo e li appiccico al quadro. Questo è il nuovo realismo, cioè a dire, non più l'oggetto dipinto con la visione realistica, ma l'oggetto stesso appiccicato al supporto. E questo è un momento tipico di Bauman. Però lui, sapete, fa di più. Lui è un contaminatore, cioè fa l'operazione di nuovo realismo, però a un certo punto, dopo aver attaccato le forme viste al supporto iconografico, incomincia a dipingerci sopra, come se volesse rivestirli, come se volesse dare ad ogni forma un abito. E quindi, diciamo, c'è un ulteriore intervento. Dicevo poc'anzi ad Alan, io immagino che a un certo punto i quadri glieli dovevate togliere dalle mani, perché avrebbe continuato all'infinito a stratificare il colore. E questo perché, sapete, l'opera d'arte per l'artista è un oggetto da amare, e l'amore, nel caso dell'artista, si esprime attraverso, diciamo, una serie di carezze, e sono caratterizzate da quel colore, da quel segno che esce dal pennello. Le nostre carezze escono dalle nostre mani, le carezze dell'artista escono dal pennello che semina colore, che
che semina seme su un supporto e lui non finisce mai di farlo, perché è un amore infinito. Per cui se lui ha davanti queste creature che sono appunto state generate dal suo essere, continua ad accarezzarle, quindi a stratificarle dal punto di vista cromatico e dal punto di vista semico. Bisogna toglierle dalle sue mani, altrimenti la forma non si ferma più, diventa proprio infinita nelle sue stratificazioni. Ma volevo dire, Bauman, vedete, Alberto Bauman vive in una città importante, anni 70-80, fino al terzo millennio, vive in una città che è stata attraversata da molte correnti artistiche. E l'artista vero ha dei sensori particolari che lo portano a capire quelli che sono i linguaggi che circolano nella propria società. Anche questo, vedete, noi dobbiamo capire. Noi parliamo il linguaggio del nostro tempo e cerchiamo di essere quanto più semplice possibile, perché è imposto dai nuovi media. Se io qui stasera mi fosse messo a parlare di queste questioni in maniera cattedratica, voi non a uno per volta, a 5 a 6 per volta sareste usciti da questa stanza. Invece siete qui ad ascoltare perché? Perché avete capito che io sto utilizzando il linguaggio giusto, che è quello imposto dai media. I media ci dicono immediato, sintetico, preciso, chiaro, così devi essere, altrimenti tutti sanno e ne se ne vanno. Allora vedete, Bauman è figlio di questa età, è figlio dell'età in cui una poesia si scrive con due parole: mi illumino di mezzo. È figlio di questa età, quindi non può perdersi in mille righe. E allora, ascoltando, vedendo, mi piace che ci sia un dipinto dedicato a Quasimodo, ed è subito sera. Allora, è figlio di questa età, dell'età della sintesi, e lui sa questo, e questo appartiene al magico primario, un altro percorso stilistico che racconteremo all'interno del museo con un pittore straordinario che si chiama Di Filippo, che già ha donato un nome. Magico primario consiste in questo: nel pensare il quadro prima ancora di farlo. Probabilmente lui era in vacanza o in giro per Roma, o era con i figli, con la moglie e così via, ed era estraneo a tutte le situazioni in cui si trovava. Ma cosa pensi? Ma cosa hai in testa? Perché non ascolti? Sei distratto? Lui sta pensando di un'opera, e la pensa nelle forme, nei colori, nell'espressione, nel coinvolgimento degli altri. La sta pensando, la sta elaborando, la pensa la mattina, la sera, se la porta anche a letto, capito? L'artista l'opera se la porta anche a letto, attraversa il suo sogno l'opera, ma non la fa, vive dentro di lui, è come se fosse fecondato da un'opera che nel momento giusto, nel momento preciso, quando tutto è a posto, quando l'opera è quella giusta, l'opera esce e si deposita sulla terra. Accade a tutti gli artisti. Ma nel caso, vedete, di un artista come Bauman, che dipinge con i sensi, questo elemento vale ancora di più. E allora, volevo dirvi sempre a proposito suo, parlando di primario, di polvere di colore, parlando di materia cromatica che non si riesce a catturare se non sul supporto telare. Si immagina, si vede una nuvola che naviga nello spazio, a un certo punto pac, e si posa sulla tela e noi riusciamo a vederla. Diceva poc'anzi Alan, ha firmato un'opera da un lato, poi ha fatto l'autentica dall'altro lato. Io quando spiego le opere d'arte contemporanea legate a questi movimenti artistici, dico sempre ai miei allievi: queste opere non si dovrebbero guardare alla parete. Perché? Perché la parete esige un verso, esige un verso. Noi le guardiamo alla parete come se fossero opere con una narrazione figurativa.
che non c'è, capito? Non c'è. Faremo qualcosa di questo genere nel nostro museo. Queste opere andrebbero guardate a terra, senza un verso, e il pubblico dovrebbe girarci attorno. Sapete perché? Perché il pittore le ha concepite per dare a ognuno la possibilità di leggere il verso suo. Se noi non abbiamo la possibilità di leggere il verso dell'opera, significa che essa non continua in noi e quindi è finito il progetto creativo. Se l'opera diventa opera creativa entrando dentro di noi, noi dobbiamo avere la possibilità di scegliere come guardarla, come vederla. Quindi diciamo, un'opera si completa con noi, questo è il messaggio di questa serie, il messaggio di Bauman, altrimenti non avrebbe senso quella cornice. Quella cornice si completa con noi, un'opera minimalista, pomerista, che si completa con noi, col nostro volto. E le opere si completano con noi quando noi riusciamo a scegliere il verso giusto con cui guardarle. Ma sapete perché? Sapete perché ogni opera che voi vedrete sopra adesso alla mostra, ogni opera ha un suo verso e ha un verso per ognuno di noi? Perché non sono opere che hanno stabilito una regola, ma sono opere che raccontano un sogno, il sogno dell'artista. Avrebbero avuto minori possibilità per raccontare il germoglio di questa libertà e invece la raccontano con grande spontaneità, appunto perché l'hanno fortemente cercata, hanno espresso in tutta la loro esistenza aneliti di libertà. Ed ecco allora perché queste opere ci invitano a entrare liberamente. Da questo momento in poi non chiedete dunque cosa rappresentano, cosa significano, come cosa raccontano. Mettetevi davanti, guardate le opere, poi sentite il loro odore, cercate di capire la loro musicalità. Quando questi elementi entreranno dentro di voi, significa che siete entrati nella nuvola del colore. Grazie. Credo che a questo punto il cerchio si sia chiuso e siamo nelle condizioni di salire sopra per ammirare ciò che Bauman ha realizzato. Concludo, prima del taglio del nastro, ringraziando ancora una volta Alan, Maria Grazia, Giovanni, Paolo Gianziracusa, tutti quelli che hanno collaborato alla realizzazione di questa iniziativa. Ci tengo anche a salutare cordialmente il professore Pasquale Militino di Napoli, che è oggi qui con noi, che ha prestato 3 opere per la nostra YouTube, e un saluto cordiale e particolare anche al maestro Cesare Dinarda, che è qui uno dei massimi esponenti della cultura colta italiana, ancora vivente, e anche lui in questo grande progetto di rinascita culturale di Torino ha fatto un gesto di grande generosità donando 2 opere per la nascente, per il nascente Museo Civico d'Arte Contemporanea. Vedete, tutto questo va avanti con la forza e la generosità di tanti, e la comunità torinese deve essere orgogliosa di avere a che fare, di avere un rapporto di amicizia, di affetto, di comunanza con queste grandi persone straordinarie che si sono innamorate della nostra terra, del nostro paese, e stanno facendo la loro parte insieme a noi in questo grande progetto di rilancio culturale della città. I tempi sono maturi per andare a vedere dal vivo le opere